Celebrare per camminare insieme è il titolo della 3 giorni di aggiornamento sui temi della liturgia nell'ambito della formazione permanente del clero leccese e a poche settimane dall'inizio del nuovo anno pastorale. Iniziata il 28 agosto presso il Centro Pastorale e Cultura Giovanni Paolo. Celebrare, camminare insieme. 3 semplici parole, sottolinea Don Damiano Madaro, vicario per la pastorale, che ben composte possono esprimere al meglio una storia, un vissuto antico e sempre nuovo, come antica e sempre nuova è la vita della Chiesa, della nostra Chiesa locale in particolare. È importante fermarsi un attimino, soprattutto dopo la pandemia, quando ci stiamo rendendo conto che le nostre chiese, le nostre celebrazioni si stanno un po' svuotando, non soltanto svuotando di persone, ma secondo me anche svuotando un po' di contenuti di comunicazione di grazia. Allora dobbiamo fermarci un attimino innanzitutto per riproporre alla nostra Chiesa di Lecce la questione liturgica. Che valore ha per la Chiesa di Lecce oggi la liturgia? Come la Chiesa di Lecce può vivere la liturgia? Come nelle nostre parrocchie la liturgia può diventare veramente fonte e culmine, ma anche strada della vita della Chiesa? Questo anche alla luce di quanto è venuto fuori dal convegno sulla parrocchia e dalla riflessione che sono venute fuori dai cantieri che abbiamo vissuto nelle diverse foranie. In tutti i cantieri è venuto fuori questo, che il punto di ripartenza non può non essere la liturgia, non può non essere la celebrazione eucaristica domenicale. Mettendo a confronto quello che è il valore della liturgia con quello che è il valore e il senso che noi oggi dobbiamo dare come Chiesa di Lecce alla pietà popolare di cui la Chiesa di Lecce è veramente ricca. A guidare le riflessioni dei contenuti proposti dal convegno, il professor Andrea Grillo, docente di Teologia dei Sacramenti e Filosofia della Religione a Roma presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e di liturgia a Padova presso l'Abbazia di Santa Giustina. Mi sembra molto importante il titolo di questi 3 giorni, e cioè camminare celebrando, perché appunto la celebrazione è un modo con cui la Chiesa cammina, e dal Concilio Vaticano II in poi, dal Sacrosanto Concilio, anche il primo documento del Concilio, il rilancio della liturgia passa attraverso il coinvolgimento dell'intera Chiesa. Non è più la liturgia affare dei preti, ma momento in cui Cristo e la Chiesa si incontrano in atti simbolici, al cui centro sta l'iniziazione cristiana, battesimo, cresima, eucaristia, sta la guarigione di chi entra in crisi per il peccato o per la malattia, e il servizio della vita matrimoniale e del servizio ministeriale. Tutto questo è stato profondamente rivisto, e noi siamo la terza generazione che comincia a rendersi conto di quanto è importante partire e arrivare da atti rituali. In questo Papa Francesco l'anno scorso, scrivendo Desiderio Desideravi, ha rilanciato 60 anni dopo l'impegno ecclesiale, passando dal primato della riforma, che è già stata fatta, al primato della formazione, dove per formazione intendiamo non tanto incontri come questi in quali ci aggiorniamo, ma la possibilità di affidare ai riti, anzitutto all'Eucaristia, la forza di formare il corpo di Cristo, nel senso che tutti, partecipando integralmente ai riti riformati, entrano in relazione con Cristo, in relazione con i fratelli, e per questo in comunione con Dio. Una strada da percorrere insieme, una strada che ha un suo inizio, una strada che ha una sua meta. Una strada antica e sempre nuova,
come antico e sempre nuovo è quel memoriale che genera e dona salvezza nel continuo peregrinare dei cristiani e delle comunità tra le case degli uomini. Gli uomini e le donne del nostro tempo, dei nostri paesi, dei nostri quartieri. L'atto liturgico, in quanto atto sacramentale, non solo realizza il mistero che si celebra, ma diventa performante del celebrante della comunità. E chi può dire che, per esempio, la celebrazione eucaristica non è grande, non è importante, non è fondamentale per la vita del presbitero e per la vita del battezzato? Ecco, allora l'approfondimento che è aperto anche a alcuni laici che lo desideravano, ma rivolto innanzitutto al clero, è perché in quanto sacerdoti, in quanto celebranti quotidianamente l'Eucaristia, i divini misteri e quindi i sacramenti, noi possiamo prendere coscienza della realtà che siamo e che diventiamo e trasmettiamo durante la celebrazione dei sacramenti. La sera del 29 agosto, novità di quest'anno, l'Arcivescovo, sulla scia del cammino sinodale ancora in corso e in continuità con il convegno diocesano dello scorso febbraio, la parrocchia, chiesa pellegrina tra le case degli uomini, a questo evento di formazione, solitamente riservato ai sacerdoti, ha voluto coinvolgere in assemblea gli operatori pastorali laici. Infatti, presso l'Hotel Tiziano, una numerosa platea di uditori ha partecipato all'assemblea diocesana che ha coinvolto presbiteri e laici, in particolare gli operatori della pastorale, insegnanti di religione, associazioni e movimenti della nostra chiesa locale. Alla presenza dell'Arcivescovo Michele Seccia, del Vicario Generale Monsignor Luigi Manca e del Vicario Episcopale per la Pastorale Don Damiano Madaro. Tema della serata, a 60 anni dalla Sacro Santum Concilium, riforma e formazione liturgica. Questa sera il nostro corso di aggiornamento si apre ai laici, perché la liturgia è la liturgia di tutta quanta la Chiesa, quanto ci ha aiutato a riscoprire il Vaticano II. Allora, tutti nella Chiesa siamo ministri della liturgia. C'è un presidente che è il presbitero, ci sono i ministri istituiti che curano, che aiutano, ma è l'assemblea quella che sacramentalmente rappresenta tutta quanta la Chiesa. Quindi è giusto che i laici vengano aiutati a recuperare la centralità della liturgia nella vita cristiana, nella vita pastorale, ma soprattutto che i laici si sentano coinvolti. La questione liturgica è ancora aperta, perché i laici ancora non sono formati a una partecipazione attiva a quelle che sono le tante forme di celebrazione che la Chiesa ci propone. Si tratta di partire di nuovo dal Concilio Vaticano II, che ci ha permesso di riscoprire che la liturgia è il linguaggio comune di tutta la Chiesa. Non è il linguaggio esclusivo dei preti, ma è il linguaggio di tutti i battezzati che, sotto la presidenza del Vescovo e dei presbiteri, celebrano il mistero di Cristo morto e risorto. Questa riscoperta, che riguarda prima di tutto l'Eucaristia, ma poi anche tutti i sacramenti, è in grado oggi di essere ripresa, approfondita e trasformata in vita ecclesiale. La vita della Chiesa comincia e finisce con l'atto liturgico. Al fonte e al culmine della Chiesa sta quella liturgia nella quale il Signore agisce col suo popolo e il popolo scopre nel Signore la sua guida. Questo ha bisogno oggi di un nuovo atto di formazione al quale partecipano tutti, e che passa anzitutto dal restituire ai riti la parola prima e ultima nella vita della Chiesa. L'evento ha permesso ai presenti di riflettere non solo sui principi teorici della formazione liturgica, ma soprattutto sulla partecipazione dei singoli ai riti che la liturgia esprime. Dunque, la liturgia voluta dal Concilio è una realtà viva, perché accoglie nel tempo e nello spazio della Chiesa, popolo radunato, il Cristo sempre vivente e sempre veniente.
da tutta la provincia è arrivato ad Acaia, frazione di Vernole, un numeroso pubblico per incontrare il dottor Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e magistrato stimato in tutta Europa. Il dottor Gratteri ha presentato in questa occasione il suo ultimo libro, scritto insieme ad Antonio Nicaso ed intitolato Fuori dai confini, l'Andrangheta nel mondo, edito dalla casa editrice Mondadori. A dialogare con lui, ai piedi del castello medievale del Borgo Antico, Rosario Tornesello del Nuovo Quotidiano di Puglia. Numerose autorità civili e militari hanno partecipato all'evento, accogliendo con grande rispetto ed entusiasmo il dottor Gratteri, dimostrando gratitudine per il forte segnale di legalità trasmesso al territorio con questo incontro. Un aspetto evidenziato dal sindaco di Vernole, Mauro De Carlo, promotore, insieme all'amministrazione comunale, di questa iniziativa. E avere qui il dottor Nicola Gratteri per noi è un orgoglio immenso, perché è una delle figure principali che abbiamo oggi in Italia e nel mondo per la lotta alla criminalità e soprattutto per la tutela del concetto di legalità. Quindi noi lo ospitiamo nel nostro comune, nella splendida Gaia, con estremo piacere. Siamo emozionati e orgogliosi di questo incontro, che immaginiamo sarà molto partecipato, anche per dare un segnale di quanto sia importante la legalità e il concetto di lotta alla criminalità organizzata. Quindi siamo onorati di averlo qui con noi, e quindi speriamo che sia una serata sicuramente molto interessante per tutte le persone che già lo seguono da anni e chi invece magari è qui per conoscere i contenuti del suo ultimo libro che presenterà questa sera. Il dottor Gratteri ha fatto luce su tanti aspetti poco conosciuti della criminalità organizzata, invitando i presenti ad affrontare questi aspetti negativi della società anche con le piccole azioni quotidiane. Uno stile di vita che anche il comandante della polizia locale di Vernole, dottor Antonio Palano, ha voluto richiamare. Il ruolo di questa manifestazione voluta dall'amministrazione comunale è certamente l'avvio di un percorso, credo, che del percorso di sul territorio culturale e di conseguenza un approccio per dare lustro a questo territorio che è rimasto un po' fuori dai canoni del turismo. Quindi mi auguro che l'attività, questa, la presenza del dottore Gratteri dimostri che questo territorio possa essere il fiore all'occhiello di un buon inizio e non di una buona partenza alla rinascita e all'aspettative che è bene avere per il futuro. All'evento hanno preso parte numerosi sindaci, alcuni parroci dei comuni del Salento, ma anche rappresentanti di associazioni impegnate sul territorio e giovani appartenenti a gruppi studenteschi e parrocchiali. Proprio a quest'ultimi il procuratore Gratteri ha voluto lanciare un messaggio di attenzione e sensibilità nei confronti della legalità. Io la cosa che mi sento di dirvi è questa: di studiare tantissimo. Studiare per due motivi. Oggi il futuro non sarà roseo. Cioè, io quando avevo la tua età ero più felice di come sei tu adesso ed ero più spensierato di come sei tu adesso, perché avevamo una visione, avevamo una prospettiva. Oggi c'è meno possibilità per il futuro di occupazione. Il mondo è più violento. Voi vivete la vita in modo più pericoloso di quando io avevo la tua età. Quando io avevo la tua età, o più piccolo, noi giocavamo in piazza, scalzi, giocavamo a pallone. Non c'era la droga. L'unico rischio era rompere un braccio cadendo dalla bicicletta, spaccare la testa. Questo era il massimo che ti poteva capitare. Oggi si è più fragili, i genitori sono tendenzialmente più egoisti rispetto ai genitori della mia età, perché oggi, come dicevamo, i cinquantenni vogliono fare i venticinquenni e quindi ci si dedica più tempo a se stessi e meno ai figli.
e poi si tende a comprare i figli con un telefonino, con un paio di scarpe a 300 euro. Al termine della presentazione, alcuni presenti hanno sottoposto delle domande al dottor Gratteri, non solo sul contenuto della pubblicazione, ma anche sulle possibilità che ogni cittadino ha di combattere concretamente la legalità. Ma intanto già prendere coscienza del problema è importante. Intanto potete boicottare i negozi borderline, i negozi che tutti sanno essere gestiti da mafiosi che sono lì per riciclare o sono lì per vendere droga sotto banco. Quindi non andate in quei locali, boicottate quei locali. E poi impegnarvi nel sociale, l'ho già detto, studiare e aiutare chi ha bisogno. Nient'altro potete fare adesso, è inutile che andate a fare cose degli adulti. Nella vostra età questo attrezzarvi, anche per non essere fregati dagli adulti, perché spesso gli adulti vi fanno elogi, vi adulano, perché vogliono qualcosa da voi. Le copie del libro sono state tutte vendute sin dai primi momenti della serata. Anche questo un aspetto indicativo di quanto sia stato ritenuto importante questo evento sul territorio dal pubblico presente, che ha partecipato con interesse e non solo con semplice curiosità. L'amministrazione comunale di Vernole ha omaggiato l'ospite con una simbolica decorazione di luminarie, non solo come ricordo di questo suo passaggio in Salento, ma anche come testimonianza dell'apprezzamento per il lavoro svolto ogni giorno per combattere la criminalità organizzata. Un evento che è andato oltre le aspettative, vista la presenza di numerose persone, per lo più giovani della diocesi, quello proposto dall'equipe giovani della Caritas diocesana di Lecce, che ha organizzato la sera del 4 agosto scorso presso il chiostro dell'antico seminario di Piazza Duomo l'iniziativa dal titolo Cinema Pillow Party. La serata è iniziata con la visione di Essere Kikomori, La mia vita in una stanza, un docufilm che racconta la testimonianza di quattro ragazzi e del percorso che li ha portati a decidere di isolarsi nella propria camera da letto, senza volerne più uscire, senza desiderare più di avere contatti con l'esterno, perfino con la propria famiglia. Questo evento è nato, diciamo, da una riflessione dell'equipe di giovani di Caritas. È nato appunto alla riflessione di Caritas perché sentivamo il bisogno di far avvicinare i giovani e abbiamo deciso di appunto proiettare un docufilm sul fenomeno delle Kikomori, che può essere comunque un fenomeno molto vicino a tante persone e a tanti giovani. Questo evento è stato realizzato proprio in modo tale da far uscire allo scoperto magari anche dei giovani che questo fenomeno lo vivono o lo hanno vissuto in precedenza, e quindi far dare loro anche, diciamo, una testimonianza. Molto spesso ci arrivano richieste di aiuto proprio di questo tipo, e l'iniziativa è stata proprio improntata su quello che è stata la nostra esperienza in diretta, quindi attraverso le richieste d'aiuto che abbiamo ricevuto. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare sia il mondo degli adulti che quello dei ragazzi stessi attorno al tema poco conosciuto degli Kikomori. E in secondo luogo, avvicinare il mondo giovanile a quello di Caritas, molte volte visto solo come un aiuto materiale contro la povertà. Così spiega la referente di Caritas diocesana, Gabriella Vantaggiato. L'obiettivo è quello appunto di avvicinare i giovani alla realtà di Caritas, che troppo spesso viene vista come una realtà prettamente dedicata ai bisogni, alle povertà materiali. Noi vogliamo proprio cambiare l'immagine di una Caritas che è invece attenta alle esigenze della comunità e soprattutto anche dei giovani. A conclusione del docufilm è stato aperto il dibattito con i partecipanti, curato dai giovani membri di Caritas, sul fenomeno delicato che sta diventando sempre più comune tra i giovani, acuito soprattutto dopo il periodo di pandemia. Il tutto allietato da una pericena.